Carissimi amici e amiche, bentornati in una nuova puntata del Catechismo di San Pio X. Siamo giunti alla puntata numero 9 e questa sera faremo un viaggetto con il Catechismo di San Pio X dentro il mistero della Chiesa, quindi credo la Chiesa, vedremo una presentazione della Chiesa che oggi presumibilmente siamo eh, un pochino disabituati ad ascoltare, perché ai tempi in cui ho scritto il Catechismo in esempio decimo, certamente non essendoci stato ancora il Concilio Vaticano II, non, eh, alcuni concetti oggi, diciamo così, diffusi a livello teologico sulla Chiesa non c'erano, ed erano accentuati maggiormente mh, altri concetti che oggi invece sono un pochino più... Eh, diciamo passati in penombra noi ovviamente lo leggiamo così com'è perché è evidente che non è che quello che c'è scritto nel catechismo del Sempio X è passato nel dimenticatoio o è passato di moda e anzi come sempre nella sua chiarezza eh, va a cogliere alcuni aspetti evidentemente chiave ed essenziali del grande mistero che è la chiesa <coughs> Non mi dilungo molto e passiamo subito alla lettura, perché questa è una sezione il capo sesto molto, molto, molto ampia che abbraccia. Dunque, vediamo un po' eh, quasi eh, 27-28 numeri. Insomma, quindi eh, un, un discorso abbastanza articolato. Cominciamo dal 105, con il quale inizia. Che cos'è la Chiesa? Anzitutto, sapete che la domanda che cos'è, risponde all'essenza. La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati che professano la fede e dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai Suoi sacramenti e ubbidiscono ai pastori stabiliti da lui. Ora, questa definizione, ripeto, guardandola dall'occhio attuale, può apparire. Eh, Concentrata solo su un aspetto, quindi sull'aspetto visibile della, della Chiesa, però ne coglie alcune eh, eh, dimensioni essenziali. Eh, L'accentuazione dell'aspetto visibile di Societas, tanto per fare un pochino di storia, eh, cominciò nella Chiesa cattolica a partire evidentemente dalla reazione alla riforma luterana, il quale negò il Lutero negò esplicitamente con forza questo aspetto e affermando che eh, dove si trova la vera Chiesa di Cristo lo sa soltanto il Signore, perché dove stanno i veri cristiani non possiamo ne saperlo con certezza. Chiunque crede veramente in Cristo dal profondo del suo cuore è veramente cristiano e questo si può trovare dovunque. Ecco, quindi eh, essendo la Chiesa una realtà spirituale, nessuno la può definire. La Chiesa rispose: eh no. Eh no, perché anche se è di per sé non impossibile che ci siano anche dei cristiani che credano profondamente fuori dai confini visibili della Chiesa, questo però avrebbe approfondito di più il Concilio Vaticano II, tuttavia la Chiesa di Cristo è ben collocata ed è ben visibile dove, ecco, dove ci sono. Appunto, battezzati che professano, battezzati, che professano la fede e la dottrina di, di Gesù Cristo. Primo aspetto: quindi la fede partecipano ai suoi sacramenti e i sette sacramenti, tutti e sette, si trovano solo nella Chiesa Cattolica, per la verità anche nella Chiesa ortodossa. Ecco, ma poi il terzo elemento che ubbidiscono ai pastori stabiliti da lui. E la pienezza dei pastori, cioè il successore di Pietro, i Vescovo in comune con lui, e eh, questo si trovano soltanto nella Chiesa Cattolica, perché le chiese protestanti non ce l'hanno, un vero sacerdozio, quindi hanno rotto la successione apostolica. Le chiese ortodosse non hanno rotto la successione apostolica, ma non hanno il legame con il vincolo del successore e il vincolo con il successore di Pietro. Quindi questi tre elementi sono eccellenti, diciamo così, per identificare il luogo dove si trova l'unica vera chiesa di Cristo. E così andiamo a 106 che recita da chi fu fondata la Chiesa? Risposta. La Chiesa fu fondata da Gesù Cristo, il quale raccolse i suoi fedeli in una società, notare la seconda volta che ricorre questo termine ho già spiegato perché, la sottopose agli apostoli con San Pietro per capo e le diede il sacrificio. I sacramenti e lo Spirito Santo che la vivifica, quindi la fondazione storica della Chiesa da parte di nostro Signore Gesù Cristo è una realtà che non si può discutere, quindi Lui l'ha fondata, certamente poi la Chiesa si è manifestata al mondo il giorno di Pentecoste. Ma quando Gesù è ascese al cielo, salvo lo Spirito Santo, che appunto è stato effuso il giorno di Pentecoste, come Gesù stesso disse, restate in città fino a quando non siate rivestiti di potenza dall'alto. Tutto il resto già c'era. Gli apostoli con San Pietro per capo c'erano, il sacrificio era stato istituito nell'ultima cena. Tutti i sacramenti erano già stati istituiti. Mancava appunto il sigillo dello Spirito Santo arrivato con il giorno di Pentecoste. Ora, qual è la chiesa di Gesù Cristo? Ecco, oggi, eh, post Concilio, questa definizione eh, come dire subirebbe critiche su critiche di vario genere la chiesa di Gesù Cristo e la chiesa cattolica romana perché essa sola è una santa cattolica apostolica quale gli la volle e qui non si può non evidenziare ecco che eh, Durante il Concilio, questo insomma, è un ambito in cui sono abbastanza specializzato, perché la mia specializzazione è l'ecclesiologia, quindi sono abbastanza, spero, in grado di cogliere le, 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 le profonde differenze che ci sono tra certe formulazioni. No? Il, concilio, il, concilio vatico, il Concilio Vaticano II, preoccupato, diciamo così, di. Ehm, dare uno slancio al dialogo ecumenico, non ha optato per questa definizione, quindi l'identificazione della Chiesa di Cristo, tu con la Chiesa Cattolica Romana, usando un'espressione che poi è stata oggetto eh, cioè, di entusiasmi da parte di alcuni, di critiche però da parte di altri. Cioè, dice, la, Chiesa, sus, la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica, il, il famoso subsistent in quindi è questo per affermare che comunque ci sono degli elementi positivi anche nelle altre chiese il termine di chiesa si può chiaramente applicare soltanto alle chiese ortodosse perché per poterti dire chiesa devi aver conservato la successione apostolica cosa che accade solo nelle chiese ortodosse e poi in una misura ancora più limitata nelle comunità che provengono dalla riforma luterana. Ecco. Ripeto, questa cosa eh, ha entusiasmato alcuni, ha come dire, suscitato delle preoccupazioni eh, in altri, perché chiaramente è una sorta come dire, di mh, indebolimento per certi aspetti dell'autocoscienza che la Chiesa di Roma, che è l'unica fondata da nostro Signore Gesù Cristo, deve avere del proprio ruolo e della propria missione. Qui non si tratta di fare un atto di superbia, ah, io sono la vera Chiesa di Cristo e gli altri no, e quindi tutti quanti... Però quello che in ogni caso eh, rimane, con tutte quante le chiacchiere che uno vuole, vuole, vuole fare, o anche le non chiamiamole chiacchiere, l'argomentazione teologica ulteriori, è che, come vedremo, la pienezza della verità, dei mezzi salvifici e della successione apostolica integrale c'è solo nella Chiesa Cattolica. Ecco, quindi, ecco perché eh, Gesù certamente chiama, chiama non significa che Impone, ma certamente chiama tutti ad entrare a far parte della Chiesa cattolica, poi è chiaro che ci sono le circostanze soggettive, le situazioni soggettive, eh, la coscienza, la, 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 la non coscienza, la consapevolezza, la non consapevolezza, eh, come dire, eh, il fatto che uno essendo nato in un certo ambiente è. Va è in vario modo condizionato, il fatto che comunque in queste circostanze non si può escludere a priori e in maniera certa e sicura che anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa sia possibile a certe condizioni raggiungere la salvezza, così come, questo lo sappiamo molto bene, non è affatto detto che chi fa parte della Chiesa di Roma col corpo, diceva Sant'Agostino, ma ne è fuori col cuore, vada vale in paradiso, anzi quello va all'inferno prima degli altri. Tutte queste cose sono evidentemente vere. Ecco, tuttavia, questa accentuazione forte dell'identificazione eh, della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica romana, eh, ha quantomeno da un punto di vista storico, se uno non vuole accettare più questo tipo di, di identificazione tu court, però, certamente ha, svolge la funzione positiva di altamente responsabilizzare tutti quanti i membri della Chiesa Cattolica eh, sull su, 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 sulle, su, sulla funzione fondamentale che hanno ed anche la gratitudine che devono avere perché stare qui dentro significa avere la pienezza della verità, della grazia e del legame che è, come dire, è assolutamente fondante. Con i dodici apostoli. Ecco perché le note della Chiesa sono una Santa Cattolica e Apostolica, e dal, dal numero seguente il Catechismo comincia ad approfondire. Queste che si chiamano appunto le quattro note della Chiesa, santa, una Santa Cattolica e Apostolica. Perché la Chiesa è una? Anzitutto, che cos'è l'unità della Chiesa? Perché uno potrebbe pensare, ma. La Chiesa è una, infatti, abbiamo visto nel corso della storia a partire dallo scisma cosiddetto di Fozio, quindi nell'anno eh, 1043, se non ricordo male, se non vorrei dire o 943, vabbè, insomma, più 1043 che 1943. Comunque, il grande scisma che spaccò la chiesa in due tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, quello che diede origine alla cosiddetta Chiesa ortodossa, no? Eh, con Michele Cerulari tutti quanti quelli, eh, le, le, le problematiche le, le reciproche scomuniche tra il Papa e il Patriarca di, eh, di Costantinopoli tutto quello che poi successe, successo eh, che tuttora va va avanti insomma no eh, ma l'unità della chiesa non significa che a livello come dire eh, apparente possano esserci state delle, delle divisioni, perché queste divisioni non intaccano affatto l'unità della Chiesa. Dove si trova l'unità della Chiesa? Leggiamo il catechismo. La Chiesa è una perché tutti i suoi membri ebbero, hanno e avranno sempre. Primo, un'unica fede. Secondo, un unico sacrificio. Terzo, gli stessi sacramenti. Quarto il capo visibile, cioè il romano pontefice, successore di San Pietro, e formano così tutti un solo corpo, il corpo mistico di Gesù. Voi capite, no? Questa unità, cioè essere uno, riguarda, ripeto, unica, uno è la fede, uno è il sacrificio, cioè l'Eucaristia, unici sono i sacramenti, sono sette, unico è il capo visibile. Questa unità non può essere intaccata da nessuno scisma, da nessuna eresia, cioè rimane lì stentorea e inviolabile. Secondo, perché la Chiesa è santa? Anche questo dato apparentemente contraddetto. No? L'unità della Chiesa sembra contraddetto dal fatto che i cristiani adesso sono divisi in non si sa in quante confessioni, se si fa riferimento anche a tutto il mare magnum sgorgato attraverso anni e secoli, no? dalla riforma luterana si pensi soltanto a quante comunità esistono negli Stati Uniti. <ride> È quasi impossibile contarle. Dice ma quale unità sono frammentati in centomila cose? Assolutamente falso. La Chiesa Santa, ma chi vogliamo far ridere le galline? Guarda, guarda in giro come stanno ridotti i cristiani, guarda gli scandali che hanno fatto anche eh, personalità eccellenti: eh, quale santità? Anche questo. I peccati dei membri della Chiesa, compresi eventuali, ahimè, eh, ministri o personaggi che meno degli altri dovrebbero essere peccatori ma non intacca minimamente la sua santità. Vediamo, la Chiesa è santa perché sono santi. Gesù Cristo, che è il suo capo invisibile, perché il Romano Pontefice è il capo visibile ed è il vicario di Cristo, ma il capo della Chiesa è il nostro Signore Gesù Cristo, a cui anche il capo visibile evidentemente deve essere sottomesso e che lo deve semplicemente rappresentare. È lo Spirito Santo che la vivifica. Lo Spirito è Santo per antonomasia, si chiama Spirito Santo. Non credo che nessuno possa dubitare che Gesù Cristo è Santo e lo Spirito è Santo, no? Ma in lei è santa la dottrina. La sana e santa dottrina cattolica. Questa non la tocca a nessuno. È santo il sacrificio? Qualcuno dubita che sia santa la santa messa? si chiama la Santa Messa, sono santi sacramenti e poi l'ultima cosa, tutti sono chiamati a santificarsi in forza di tutto questo. Che non si santifichino sul piano pratico non tocca la santità della Chiesa. Come dire Fa male alla Chiesa da un punto di vista fenomeno, fenomenologico se si passa, se si capisce questo termine, cioè di quello che appare. Però, come spiega il Catechismo di Sant Pio X, tutti sono chiamati a santificarsi e molti realmente furono santi, sono e saranno, cioè la santità dei singoli non coincide con la santità della Chiesa. Ma la santità dei singoli è una spia della santità della Chiesa, perché i singoli possono diventare santi, se cooperano con la grazia, perché stanno dentro la Chiesa Santa, se no santi non ci diventerebbero. Se non ci diventano, questo non è un difetto della santità della Chiesa, ma è un difetto del libero arbitrio delle persone, perché non c'è nessuno automatismo. Tu, per diventare santo, Devi attingere alla santità della Chiesa. Una persona che non frequenta mai i sacramenti, ma come diventa santo? Tutte le cose che dicono noi poveri parloci. No, padre, lei non mi vede in Chiesa, ma guardi che io a casa faccio tante belle preghiere. Dico, sì, si sì, bacia. Cioè, I sacramenti, noi non possiamo bypassarli. Ah, io credo, eh? A modo mio, ma io credo a modo tuo. Tu devi conoscere la sana dottrina cattolica. Perché la, la fede non è una cosa, un vago sentimento campato in aria. La fede è l'adesione dell'intelletto e della volontà alle verità rivelate che tu devi conoscere bene e devi professare senza nessun dubbio. Chiaro? La Chiesa è santa perché c'è Gesù Cristo che ne è il capo, ma tu lo devi conoscere a Gesù Cristo, <ride> devi conoscere il Vangelo. Terzo, la Chiesa è cattolica? Allora sì, la Chiesa è cattolica, numero 110, cioè universale perché è istituita e adatta per tutti gli uomini e sparsa su tutta la terra. Qui vedete che si, eh, si evidenzia anche nel catechismo di Santo X. La cattolicità, diciamo così in senso stretto, catolicos in greco significa universale, cioè la Chiesa è inviata a tutti, cioè tutti sono chiamati a far parte della Chiesa, questo dobbiamo ricordarcelo, eh? nessuno può essere costretto, ma noi dobbiamo tutti invitare a entrare dentro la Chiesa, perché entrando dentro la Chiesa si incontra il nostro Signore, si riceve la salvezza e tutti gli uomini hanno bisogno di essere salvato, salvati e Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Quindi, ed è adatta per tutti gli uomini, a qualunque cultura appartengano, a qualunque popolo, estirpe, razza, Non fa niente, non fa niente. E al tempo stesso, che sia cattolica, lo si vede dal fatto che è sparsa su tutta la terra. Quindi, o oh, non c'è in questa definizione un'altra, altro aspetto della cattolicità che è andata che, come dire, affiancandosi a questa definizione, diciamo così, quantitativa, la cattolicità quantitativa, quindi universale vuol dire diffusa dappertutto e rivolta a tutti, detto in due parole, cattolica, no? Ma c'è stata anche quella qualitativa, cioè essere cattolico significa essere distinto da chi cattolico non è, e quindi avere la pienezza della verità, dei mezzi di grazia, eccetera, eccetera. Questa seconda significazione, diciamo così, qualitativa, è andata prendendo piede in concomitanza con il diffondersi sempre maggiore delle divisioni tra cristiani e soprattutto delle eresie. Ecco. Infine la Chiesa apostolica, la Chiesa perché apostolica? 111, la Chiesa è apostolica perché è fondata sugli apostoli, sulla loro predicazione è governata dai loro successori, i pastori legittimi i quali senza interruzione e senza alterazione seguono a trasmettere la dottrina e il potere. Questo è un altro punto molto importante. Voi potete sapere che eh, anticamente venivano conservati i cosiddetti elenchi dei vescovi, cioè dei successori uno per uno di ogni singolo posto dove ci stavano. Ora, oggi eh, nel 2022, noi abbiamo per esempio l'elenco dei successori ininterrotti. Di Pietro, questo c'è l'elenco, eh? cioè il Papa che sta adesso dovrebbe essere il numero 266 se non vado errato. Ma noi siamo in grado di risalire dal Pontefice Regnante fino a San Pietro senza soluzione di continuità. Ora è chiaro che, poi, nel corso della storia, sono state create nuove diocesi: no, perché quelli che hanno creato gli Apostoli, poi ci sono stati missionari. Al tempo degli Apostoli non era stata scoperta l'America, d'accordo? Non c'era stata ancora la missione in Cina né in Africa. Quanto meno nell'Africa eh, subsahariana, diciamo così, no? Quindi, ecco. però i vescovi succedono come collegio ai dodici Apostoli, cioè ubi episcopus ibi ecclesia e ubi petrus ibi ecclesia. Quindi, questo bisogna, bisogna, bisogna ricordarlo, eh? cioè un vescovo può anche essere la persona più indegna di questo mondo, ma se è legittimamente ordinato, eccetera, eccetera, quindi è inserito nella Chiesa in comunione con il successore di Pietro, quel vescovo conserva la successione apostolica, così come è noto che nel corso della storia Pare che ci sia stata qualche figura di pontificato non proprio tanto esemplare, ma quello in quel momento si vede che quello si sono meritati. In quel, in quel momento era il successore di Pietro. Quindi questo è un punto che bisogna tenere molto, molto, eh, molto, molto eh, chiaro. perché è un aspetto, è come dire, basilare della Chiesa, la Chiesa è apostolica. Ora, chi sono i legittimi pastori della Chiesa? Questa è una risposta facile, il Papa o sommo pontefice e i vescovi uniti con lui. Ora, chi è il Papa secondo il catechismo della Chiesa cattolica? Quindi secondo la dottrina della Chiesa, il Papa è chi è? Allora, numero uno. Il successore di San Pietro nella sede di Roma è nel primato. Successore di Pietro. Secondo, il vicario di Gesù Cristo. E quindi, in quanto vicario di Gesù Cristo, cioè vicario del capo invisibile della Chiesa, è il capo visibile di tutta la Chiesa, che è per questo che si dice cattolica romana. Perché il successore di Pietro abita a Roma. Tutto qui. Il Papa e Vesco uniti con Lui che cosa costituiscono? Il Papa e Vesco uniti con Lui costituiscono la Chiesa docente, chiamata così, perché ha da Gesù Cristo la missione di insegnare le verità e le leggi divine a tutti gli uomini, i quali solo da Lei ne ricevono la piena e sicura cognizione che è necessaria per vivere continuamente. Ora, oggi eh, molti teologi, adesso contemporanei, hanno messo come dire, sotto, sottovaglia e sottocritica questa divisione della Chiesa docente dalla Chiesa discente. fermo restando, però, che pur con tutte le puntualizzazioni teologiche stiamo facendo un ciclo di catechesi sul catechismo in esempio decimo, quindi eh, questo è il catechismo in esempio decimo che va rispettato così come è nato nel contesto storico in cui è nato, no? Però anche questa cosa qui, anche questa distinzione rimane, rimane comunque un fondo che il compito di, Insegnare autorevolmente la verità e le leggi divine spetta al sommo pontefice ai vescovi uniti con lui. E questo è molto importante perché questo è importante anche per loro. Perché come dice San Paolo, chiaramente nelle sue lettere, ricordiamo quel passaggio, noi non abbiamo nessun potere contro la verità, ma per la verità. E se mi si eh, permette, insomma con alcune cose che stanno succedendo e che si sentono dire e purtroppo sono diventate pubbliche. Io dico con estremo dolore questo. Chi mi conosce sa bene che non amo mai parlare di certe cose, ecco, perché essendo cose molto dolorose e che danno certamente molto più dolore a Gesù di quanto lo diano a noi, eh, non amo parlarne anche perché non si tratta di cose edificanti, no? Però cioè, a tutto quanto c'è un limite, nel senso che alcune cose che si sono lette nei giorni scorsi, eh, eh, date dichiarazioni come dire, di, eh, di vescovi, e non solo vescovi, anche eh, insomma, qualche cardinale, insomma, che fanno un pochino accapponare la pelle, eh, richiamano urgentemente questo principio, dice Caro, Cara Eccellenza, caro eh, Cardinale, tu ricorda sempre che con il dovuto rispetto tu devi insegnare la verità di Cristo e le leggi divine, non le tue idee, non le cose che pensi tu. E scordati proprio che su certi argomenti la Chiesa si può aggiornare, poi con il dovuto rispetto eh, della tua funzione, per carità, chi te la tocca della tua potestà sacra e. Eh, e di dove ti ha messo il nostro Signore certamente io da prete insomma, lo dico anzitutto a me stesso però vale anche evidentemente per i miei superiori non dimentichiamoci che dobbiamo rendere conto a Dio di quello che facciamo eh? e che guai a chi si azzarda o si permette insomma, di bypassare quello che Dio ci ha consegnato e che dobbiamo semplicemente fedelmente custodire e altrettanto fedelmente trasmettere mai Alterare. Ecco, la Chiesa docente può errare nell'insegnarsi le verità rivelate da Dio. Attenzione a questo termine. La Chiesa docente non può errare nell'insegnarci le verità rivelate da Dio. Essa è infallibile perché, come promise Gesù Cristo, lo spirito di verità assiste continuamente. Attenzione. Quando si parla di Chiesa docente, in questo senso, si parla di ciò che oggi si chiamerebbe il Papa con il collegio dei vescovi riuniti insieme e questo, questa infallibilità eh, si esprime esclusivamente nel caso in cui vescovi e Papa insieme si, si esprimano o volendo definire qualche verità di fede, quindi con magistero solenne, Oppure con quello che si chiama il magistero ordinario universale di tutti quanti i vescovi sparsi nel mondo in unione con il sommo pontefice. Ora attenzione questo non significa su questo bisogna fare attenzione, che ogni singolo vescovo qualunque cosa dice è infallibile e cioè, oh, è me, me, meno che mai impeccabile. No, cioè, allora, noi dobbiamo essere cattolicissimi, d'accordo, o cattolici col K, se noi eh, lo, lo, lo desideriamo, e difendere a spada tratta questa funzione della, della Chiesa che è stata messa in discussione storicamente, soprattutto dagli ambienti della riforma luterana. Però non possiamo neanche, come dire, ipertrofizzarla, quindi cioè fare di questa una sorta di, di, eh, di, di gota, nella misura in cui un vescovo, nell'esercizio del suo ministero personale, diciamo così, come suo dovere, trasmette e si adegua al magistero eh, immutabile della Chiesa e quindi alla Sacra Scrittura, alla tradizione, al a, a cosiddetto deposito, questo non si discute. Quando quel vescovo, con tutti gli altri vescovi e con il Romano Pontefice, a certe condizioni si esprimono per definire una certa verità di fede o addirittura per fare un dogma come è stato successo in qualche concilio, questa assistenza è infallibile. Ma ci sono queste condizioni, la stessa cosa vale per il sommo pontefice numero 116. Il Papa da solo può errare nell'insegnarsi a verità rivelate da Dio, il Papa da solo non può errare nell'insegnarsi a verità rivelate da Dio, ossia infallibile come la Chiesa. Attenzione però, quando qualunque cosa dice, in qualunque contesto lo dice, no, quando da pastore e maestro di tutti i cristiani, quindi deve parlare e agire con la chiara intenzione di voler esercitare la sua facoltà primaziale e petrina, di voler insegnare la fede e confermare i fratelli nella fede, non solo quando in questa funzione definisce dottrine circa la fede e i costumi. Evidentemente dottrine circa la fede e i costumi che attenzione si inseriscono all'interno del deposito già esistente della Chiesa, cioè un papa facciamo un discorso teorico non potrà mai per nessun motivo, d'accordo, contraddire una cosa differente da una verità di fede o di morale già facente parte del deposito. Capiamo questo qui, questo, questo dobbiamo, dobbiamo capirlo, questo è ovvio però dobbiamo capirlo perché non sempre, specialmente di questi tempi, tempi in cui la formazione è carente, è scarsa anche nei fedeli, questa cosa si comprende. È chiaro che quando un Papa parla è sempre il Papa che parla, quindi c'è una autorevolezza comunque intrinseca a quello che dice, perché non parla Pinco Pallino, parla il Papa. Però è anche vero che bisogna contestualizzare i luoghi dove parla, i contesti in cui parla, e quello che dice e quello di cui parla. Perché? Il massimo ossequio e quindi il non si discute quello che dice il Papa parte a queste condizioni. Questo vale, questo vale sempre per tutti. Eh? Ok? Allora, di 117: può altra chiesa fuori della cattolica romana essere la chiesa di Gesù Cristo o almeno parte di essa? E qui attenzione, nessuna chiesa fuori della cattolica romana può essere la Chiesa di Gesù Cristo a parte di essa, perché non può averne insieme con quella le singolari distintive qualità una santa cattolica apostolica, come di fatti non le ha nessuna delle altre chiese che si dicono cristiane. Anche questa affermazione, figuriamoci, in contesti post-conciliari, si presterebbe ad una marea di critiche. Tuttavia, ehm, quello che dice soprattutto nella seconda parte, è vero perché non esiste nessuna chiesa o comunità cristiana che possa professare di sé le quattro note, nessuno. Il fatto che ci siano elementi di bontà e di verità anche al di fuori dei confini visibili della Chiesa, come affermato nel Concilio e Post-Concilio, è vero, è certamente una cosa accettabile, ma appunto si tratta di elementi di verità. D'accordo? Cioè, è chiaro che, che cosa posso dire? Una confessione non cattolica, per esempio, ci crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Eh, insomma, eh, questo non è poco. Quindi crede che Gesù Cristo è il figlio di Dio è una cosa buona, è un elemento di verità. Certo, poi si comincia a parlare della... Già della Madonna cominciamo un po' ecco, a non parliamo poi dei Santi, oppure non parliamo poi del Papa. Tanto per dirne uno, non lo so, un caso celebre Bruno Cornacchiolo, lo conoscono tutti quanti, che faceva parte di una comunità appartenente al mondo protestante, aveva un, col un coltello in tasca che doveva ad ammazzare il Papa. Eh, capito? C'era proprio l'odio nei confronti del sommo pontefice, quindi altro che l'unità, no? Insomma, <ride> ecco. Per dire, 118, perché Gesù Cristo istituì la Chiesa? Gesù Cristo istituì la Chiesa perché gli uomini trovassero in essa la guida sicura e i mezzi di santità e di salute eterna. Anche qui la guida sicura ci sarà sempre nella Chiesa. Io ricordo sempre un'espressione, siccome purtroppo non nascondiamoci dietro un dito, negli ultimi diciamo decenni se ne sono sentite di ogni, dicono a Milano, e, e com, come accennavo già prima, non manchiamo anche adesso, non ci facciamo mancare niente insomma, di sentirne di ogni. Cosa succede? Che eh, qualche fedele rimane disorientato. Poi, un conto che parlano i teologi: ripeto, un conto che poi qualche teologo è eh, insignito dell'Episcopato e parla pubblicamente e dice qualcosa. Allora, un fedele carente di formazione dice: <ride> Il vescovo ha detto così, mo che facciamo? Per ovviare a questa cosa, San Giovanni Paolo II disse. Chi vuole prendere contatto con la, con la Chiesa come guida sicura apra il catechismo della Chiesa cattolica. Ora c'è il nuovo catechismo, è chiaro che il nuovo catechismo non abolisce questo, va bene anche questo, certamente il nuovo catechismo presenta gli arricchimenti teologici derivanti dagli ultimi tempi, però in maniera perfettamente ortodossa quindi senza, senza nessuna puntata, come dire, intraprendente o garibaldina. Quindi il punto di riferimento rimane quello, quello sta stampato, sta scritto, sta anche online adesso, Trovate sia il Catechismo del San Pio X, che è quello della Chiesa Cattolica del 92, online. Quindi se c'è un dubbio su una verità di fede o su un principio morale, basta aprire il Catechismo e attenzione io l'ho sempre questo l'ho detto lo ripeto io a mio federe l'ho sempre detto qualora voi potete dire qualunque cosa di me potete dire che sono antipatico che sono troppo severo che sono, tutto, dite, dite tutto quello che volete adesso. alcune cose non, 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 non le potete dire ma essendo cose personali non le dico che tanto non interessano a nessuno dico, se poco poco mi sentite dire dal pulpito o anche fuori, una mezza cosa per cui tu potresti venirmi a dire: Don Leonardo, tu hai detto questa cosa qui, ma sul catechismo c'è scritto questo. Venite subito a dirmelo immediatamente, perché io non ho oltre che nessun diritto, nessun potere di muovermi neanche di una virgola dal catechismo e tu c'hai il diritto di sentire da me il catechismo la sana dottrina cattolica e basta chiaro? e se questo non doverlo fare non dovessi farlo te lo dico io vieni a rimproverarmi te lo dico io perché nessun pastore può svincolarsi quindi in essa trova la guida sicura i mezzi di santità e di salute eterna. I sette sacramenti integri si trovano nella Chiesa cattolica e non solo quelli, anche i sacramentali ci sono, per esempio. Quali sono i mezzi di santità e di salute eterna che si trovano nella Chiesa? Numero 119. I mezzi di santità e di salute eterna che si trovano nella Chiesa sono la vera fede, attenzione alla terminologia che si usa: la vera fede, quindi la fede che si è ancorata nella verità. Oggi più che mai è da sottolineare la vera fede, il sacrificio ai sacramenti e gli aiuti spirituali di scambivoli, come la preghiera, il consiglio l'esempio pensiamo a quanto è importante dare il buon esempio San Paolo poteva scrivere nelle sue lettere tutto quello che avete visto fare da noi da me in particolare è quello che dovete fare domanda era superbo San Paolo secondo noi? Eh, guarda questo che dice ha detto che, 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 chi si crede di essere No, non era superbo San Paolo. Non era superbo. Noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo essere esempi per il prossimo. Gesù nel Vangelo ha detto, non si, mette, non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra un lucerniere, perché chiunque entra veda la, entri, veda la luce. Non può restare nascosta una città collocata sul monte quella da essere vista. Vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre che è nei cieli. Non sono meriti miei le opere buone, eventuali che ci fossero, ma sono gloria di Dio. Oh, 120. I mezzi di santità e di salute eterna sono comuni a tutti gli uomini? I mezzi di santità e di salute eterna sono comuni a tutti gli uomini che appartengono alla Chiesa, cioè ai fedeli i quali negli scritti apostolici sono detti santi nel Nuovo Testamento. Perciò l'unione e partecipazione allora a quei mezzi è comunione di santi in cose sante. Bellissima espressione. Il primo aspetto della comunione dei santi, pur se ancora non si è santi dal punto di vista soggettivo, ma si è in cammino, è il fatto che tutti comunichiamo le stesse cose sante. Facciamoci, facciamo la comunione tutti quanti comunichiamo la cosa più santa che esiste, che è appunto il corpo Eucaristico di Gesù. E perché sono detti i santi i fedeli che si trovano nella Chiesa? Se abbiamo il Nuovo Testamento, tutti i santi vi salutano, ai santi che sono nella Chiesa di X, ai santi che sono nella Chiesa di, X, di Y. Dice. Tutti i santi, allora vediamo in che senso. I fedeli che si trovano nella Chiesa sono detti santi, anzitutto perché consacrati a Dio. Noi con il battesimo siamo stati consacrati a Dio. Eh. Con il battesimo, non con l'entrare in monastero o con la, o con la consacrazione sacerdotale. Eh. Nel battesimo si usa il crisma. Il crisma è loro che si usa nelle consacrazioni. Tu sei consacrato a Cristo. E non è la stessa cosa essere consacrati a Cristo. Una cosa consacrata è una cosa santa. Poi, che tu non sei una cosa, ma sei una persona, quindi pur essendo consacrato puoi vivere come un diavolo, questo è un altro discorso. Ma la consacrazione rimane. Poi, sono giustificati o santificati dai sacramenti. E obbligati a vivere da santi. Avete eh? mai sentito questa qui? Obbligati a vivere da santi. In quanto cristiani. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli, ha detto Gesù. Ora, che significa Comunione dei Santi? 122. E così vediamo che la Santa Chiesa Cattolica e la Comunione dei Santi viene trattato insieme, no? Perché poi vedremo che il prossimo capo è la remissione dei peccati. Qui. Stiamo cominciando quindi adesso nel tema della comunione dei Santi, che è fortemente evidentemente connesso con quello della Chiesa. No? Comunione dei Santi significa che tutti i fedeli, formando un solo corpo in Gesù Cristo, profittano di tutto il bene che è e si fa nel corpo stesso, ossia nella Chiesa universale, purché non ne siano impediti dall'affetto al peccato. Che abbiamo subito che questo discorso vale in particolare per le indulgenze. Che sono una delle forme massime di espressione della comunione dei santi. Cioè, che cos'è un'indulgenza? Vediamo se lo dice un pochino. L'abbiamo già visto un pochino la, la volta scorsa, no? L'indulgenza sono tutti quanti i tesori di grazia e di soddisfazione, tutte le penitenze che ha fatto Gesù, che ha fatto la Madonna, che hanno fatto i santi, alcune molto, molto forti, e tutte le preghiere che hanno versato, evidentemente davanti a Dio hanno un valore, non soltanto impetratorio, ma anche espiatorio. Chi fa penitenza, espia eh, le colpe commesse relativamente al debito contratto con la divina giustizia. A questo serve la penitenza cristiana. Se io ho accumulato con la divina giustizia dei debiti abbastanza grossi, nonostante che abbia ricevuto la divina misericordia attraverso l'assoluzione, o la faccio io penitenza, oppure devo prendere qualche indulgenza. Eh. Se no, faccio purgatorio. Ma siccome noi siamo in comunione, quindi a questo tesoro, alle condizioni stabilite in certe circostanze dal suo pontefice, tutti possono attingere, purché, come assai opportunamente si legge nel nuovo inchirino delle indulgenze, pubblicato non molti anni fa, l'indulgenza plenaria non la prenderai mai, se c'è l'affetto al peccato, anche veniale si specifica lì. Oh, I beati del paradiso e le anime del purgatorio sono nella comunione dei santi. I beati del paradiso e le anime del purgatorio sono anch'essi nella comunione dei santi perché congiunti tra loro e con noi dalla carità. Ricevono gli uni le nostre preghiere e le altre i nostri suffragi. Noi preghiamo i santi perché ci facciano le grazie e offriamo i suffragi alle anime del purgatorio e tutti ci ricambiano con la loro intercessione presso Dio. I santi pregano per noi e le anime del purgatorio pregano per noi. Chi è fuori della comunione dei santi? È fuori della comunione dei santi, chi è fuori della Chiesa? Cioè, e qui ci sta una lista: i dannati, gli infedeli, gli ebrei, gli eretici, gli apostati, gli scismatici e gli scomunicati. Anche qui, in tempi di dialogo ecumenico, capiamo bene come queste espressioni fanno. Non ci siamo più abituati, evidentemente, no? Chi sono gli infedeli? Gli infedeli sono i non battezzati che non credono in alcun modo nel Salvatore promesso, cioè nel Messia o Cristo, come gli idolatri o i maomettani, espressioni un tempo normali, diciamo così, no? E comuni, e... infedeli non è una cosa dispregiativa. Perché il battezzato si chiama Christi Fidelis. D'accordo? Quindi il non battezzato è un non Christi Fidelis. Purtroppo questo termine, se noi lo sentiamo brutale, dice, infedele, azza, azza, è un'offesa. No, è un non battezzato. È un non battezzato. Evidentemente, un non battezzato non è nella comunione dei santi. Non beneficia dei tesori della Chiesa? Adesso non voglio fare l'avvocato, però anche affermazioni no, che oggi ci sembrano e eh, ci fanno saltare da, dalla sedia perché non siamo più abituati a un certo linguaggio. Se uno insomma supera come dire eh, l'impatto emotivo che potrebbe essere un po' destabilizzante, cerca di capire cosa intendevano con queste espressioni chi le ha adoperate. Perché non è che la carità ce l'abbiamo soltanto se abbiamo imparato soltanto noi, non è che siamo tutti quanti gente senza cuore, senza carità che andava distribuendo in giro insulti al prossimo? Ecco, gli ebrei, e questo è evidente, insomma, sono i non battezzati anche loro che professano la legge di Mosè, quindi per carità, non sono mica eh, eh, come, empi professano la legge di Mosè, ma non credono che Gesù è il Messia o Cristo promesso. Eh, questo è evidente perché se credessero che Gesù è il Messia o il Cristo promesso, sarebbero cristiani. E allo stato attuale, la famosa profezia di San Paolo, che prima della fine gli ebrei entreranno in massa a far parte della Chiesa, non la vediamo ancora compiuta. O oh, chi sono gli eretici? Oh, qui invece, mentre i cosiddetti infedeli o gli ebrei sono non battezzati, poi ci sono anche alcuni battezzati che si pongono, che sono però esclusi dalla comunione con la Chiesa. Chi sono? Gli eretici anzitutto, cioè i battezzati che si ostinano a non credere qualche verità rivelata da Dio e insegnata dalla, dalla Chiesa, ossia per esempio i protestanti. Ora, se, sì, se noi che siamo evidentemente con le orecchie sensibilizzate del, del, del XXI secolo, ecco, ah, gli dai de, 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 dell'eretico, è evidentissimo che alcune verità, per esempio per noi ovvie, non sono credute eh, dal mondo del protestantesimo della riforma luterana e dei suoi derivati, altrimenti non, non sarebbero ancora tali. no? Eh. Chi sono gli apostati? Oh, gli apostati sono i battezzati che rinnegano con atto esterno la fede cattolica già professata. Qui ci sarebbe molto da dire, eh? perché noi siamo in tempi di apostasia pratica. Questo mettiamoci, cioè, di, di gente che... Anche se non ha fatto, come dire, dei tradimenti formali, d'accordo? Nel senso che, eh, che ne so, eh, mo, se ci sono alc alcuni che, che Dio li aiuti, che chiedono addirittura di sbattezzarsi o che cambiano religione, che ne so, chi diventa testimone di Geo, chi diventa buddista. Quindi questo è un atto certamente di apostasia formale. Eh, ma l'apostasia materiale, amici miei. Questa è universalmente diffusa, eh? cioè di gente che, pur essendo formalmente battezzata, formalmente sostanzialmente, perché cioè il battesimo non è soltanto un proforma, di fatto si comporta come un pagano, come se non fosse cattolico, come se non fosse credente. Occhi, oh, sono gli scismatici? Gli scismatici sono i battezzati che rifiutano ostinatamente di sottostare ai legittimi pastori e perciò sono separati dalla Chiesa, anche se non neghino alcuna verità di fede. Lo scisma. E in giro ce ne abbiamo ampie rappresentazioni. O oh, poi ci sono gli scomunicati. Gli scomunicati sono i battezzati esclusi per colpe gravissime dalla comunione della Chiesa, affinché non pervertano gli altri e sono puniti e corretti con questo estremo rimedio. Oh, attenzione, qui... Gli ultimi due punti con cui chiudiamo dobbiamo tenerli ben presenti. È grave danno essere fuori della Chiesa, mai, essere fuori della Chiesa è danno gravissimo. E si esce dalla Chiesa a queste condizioni, ricordiamole tutte quante, ne basta una sola di queste qui. Perché fuori non si hanno né i mezzi stabiliti, né la guida sicura alla salute eterna, la quale per l'uomo è l'unica cosa veramente necessaria e 132 chi è fuori della chiesa si salva e qui c'è una spiegazione dell'antichissimo adagio patristico extra ecclesiam nulla salus no chi è fuori della chiesa per propria colpa e muore senza dolore perfetto non si salva ma chi ci si trovi senza propria colpa vedete che già il Catechismo del Sempio decimo conteneva quello che la, la Costituzione Nomengenzium avrebbe ampiamente sviluppato e approfondito. Sentite, chi si trovi senza propria colpa e viva bene può salvarsi con l'amore di carità che unisce a Dio e in spirito anche alla Chiesa, cioè all'anima di lei, perché la dottrina di chi appartiene non al corpo visibile, ma all'anima della Chiesa, cioè quegli uomini che hanno buona volontà, coscienza retta, cioè pur non avendo, ignorando senza propria colpa la necessità della Chiesa per la salvezza, non hanno sentito mai il Vangelo o comunque le circostanze di vita in cui sono cresciuti e maturati rendono praticamente quasi impossibile la loro conversione. Ma se hanno il cuore e l'animo retto, ma ti pare che questo Dio rimanda all'inferno? Esiste! Cioè, sarebbe una cosa orribile, cioè. Gesù Cristo è morto per tutti e quindi c'è un modo con cui la salvezza può arrivare, certamente purché questa situazione sia incolpevole. Perché chi invece, si, chi invece potrebbe entrare nella Chiesa e pur potendo non vi entra, o chi standoci dentro vi esce e muore senza dolore perfetto, e allora non si salva. Noi dobbiamo affermare questo, eh, perché Gesù nel Vangelo ha detto... Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. È un'espressione certamente da intendere correttamente, però questo è quello che ha detto il nostro Signore. Noi non possiamo fare finta di, di nulla, no? Bene, con questo è finito, siamo andati benino, insomma, perché siamo riusciti a esaurire l'ampia sezione dedicata appunto alla Chiesa e poi come abbiamo visto anche al mistero della comunione dei Santi. Io, anzitutto, saluto a tutti quanti. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.